Finisce senza né vinti né vincitori la sfida playoff tra Matese e Pineto. Sfida che per problemi di agibilità del Ferrante si gioca al Del Prete di Venafro, a porte chiuse. Designato arbitro della contesa è il signor Bonacina della sezione di Bergamo. Pronti via e il Matese passa. Al quarto Adusa crossa da destra, Galesio irrompe di prepotenza in area di rigore e fa 1-0 Matese. Al quindicesimo sono ancora i padroni di casa a rendersi pericolosi con una staffilata di Barone dalla distanza, sfera di poco alta sulla traversa. Il match è divertente e al minuto 18 il Pineto trova il pari. Sul cross di Bugaro la palla termina sulla mano di Albanese, per il direttore di gara è penalty. Dal dischetto si presenta Minnozzi che non sbaglia, Matese 1, Pineto 1. La reazione dei padroni di casa è veemente. 25esimo, Riccio mette un pallone al centro con i giri giusti, Galesio incorna e gonfia la rete. Bonacina annulla per un'irregolarità dell'attaccante su Pepe. Sull'altro fronte Minincleri apparecchia per Mesisca che di testa sciupa una buona chance per il Pineto. Le due squadre vogliono il sorpasso e al 29esimo ci prova Barone dalla lunga distanza, sfera alta di un nulla. 120 secondi dopo è Adusa a creare scompiglio nella retroguardia abruzzese. Mercorelli è attento e devia in corner la conclusione velenosa dell'esterno offensivo biancoverde. Al 39esimo è la traversa a salvare il Pineto sulla conclusione di controbalzo firmata Langellotti. Ancora emozioni nel finale di tempo. 45esimo, tiro beffardo di Minincleri dalla distanza. Kuzmanovic con il brivido si salva in corner. Al 47esimo gli ospiti pareggiano il conto dei legni con Minincleri che corregge nello specchio un angolo di Bugaro. Il gol resta solo un'illusione. Le immagini di Antonio Trotta ci portano alla ripresa. Il caldo mette a dura prova i 22 in campo e la sfida cala di intensità. All'11esimo è Galeano a mettere un gran pallone al centro. Minnozzi non arriva per questioni di centimetri. 3 minuti dopo Minincleri centra dalla destra, ma Strippolito devia sotto misura e Kuzmanovic risponde da campione evitando così la capitolazione. Minuto 15, Galesio incorna, cuoio di poco alto sulla traversa. A questo punto le due squadre giocano senza affondare i colpi, il pari può star bene ad entrambe. Sabato il Matese giocherà a Rieti, mentre il Pineto ospiterà il Campobasso. Gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per stabilire la griglia playoff. Sì, è normale, è stata una buona partita contro una buona squadra. Non siamo partiti benissimo perché siamo partiti un po' molli. E poi abbiamo iniziato a fare il nostro gioco e si è visto, abbiamo trovato subito il pareggio. È normale che poi nel secondo tempo è venuta meno un po' di lucidità perché noi veniamo dalla, penso, la quarta partita in 10 giorni. Con 30 gradi su un sintetico particolare, quindi per noi il pareggio è un ottimo risultato. È normale che adesso sabato abbiamo una partita importante con il Campobasso e dobbiamo vincere a tutti i costi. Ma di più penso sia impossibile. È normale che abbiamo fatto un'ottima risalita perché, come hai detto tu, abbiamo avuto tante difficoltà. Però abbiamo fatto 30, dobbiamo fare 31 con domenica con il campo, sabato con il Campobasso, perché se non vinciamo contro il Campobasso e non raggiungiamo i playoff non abbiamo fatto nulla. Tutta la scalata che abbiamo fatto in questi 2 mesi, se non raggiungi i playoff non serve a nulla.